Questo programma è offerto da ABBA Luxury Estate. Buonasera, benvenuti all'appuntamento numero 15 di Pallavolley. Buonasera ai nostri ospiti che sono in collegamento questa sera con qualche difficoltà. Luciano Ippoliti, giornalista del Messaggero che segue da una vita la pallavolo. Luciano, ci sei? Ci sono, Sergio. Buonasera a come tutti si gli dice, ascoltatori. Mi senti forte e chiaro? Forte e chiarissimo, sì, certo, grazie. Grazie di invito. Qui abbiamo due signori che ci stanno salvando la faccia come abruzzesi, diciamoci tutta la verità. Luca D'Amico, che è l'allenatore dell'Altino Volley, Altino Tenaglia, e la bravissima palleggiatrice Francesca Saveriano. Complimenti a tutti e due e naturalmente a tutta la grazie. Squadra. Lucia, grazie. Questi ci stanno facendo fare bella figura, dico a noi che siamo abruzzesi, loro non lo sono, per cui infatti, mi sembra... No, complimenti a Luca D'Amico che è arrivato in corsa, in corso d'opera e sta facendo veramente un grande lavoro. Contento per il presidente Aniello Papa che ormai è un must della nostra regione, per cui speriamo che poi l'Altino continui la sua marcia e la sua corsa. Bene, allora approfitto prima di cominciare la sequela di domande, perché ce ne sono diverse che ti vorrei fare, Luciano. Ci occuperemo nella prima parte naturalmente della sorte, tra virgolette, dell'Ortona, dell'Impavida, perché naturalmente è tentennante per l'iscrizione al decimo anno nel campionato di A2 maschile, e ancor più di un Pineto che invece ha tutt'altra storia attuale, cioè quella di una squadra, di una società ambiziosa. Però prima devo fare una dedica, un grande augurio anticipato di poche ore a Super Carlo Di Blasio, nostro bravissimo e carissimo operatore, su tutti i campi di Cici, va sempre lui, anche quelli impossibili, cioè in determinati palazzetti. Auguroni dunque a Carlo, e approfitto per fare gli auguri anche al capitano dell'Impavida, non so se lo sapevi caro Luciano, ma Michele Simoni proprio oggi compie 31 anni, quindi glieli facciamo insieme. Gli ho mandato un WhatsApp al caro Michele, ho mandato quindi lo sapevi, un messaggio lo sapevi. Sì. Ho mandato un messaggio. Quindi la brutta figura l'ho fatta io, vabbè. Allora, due titoli, c'è un ritorno di sottofondo, non so se posso chiedere a Maurizio e Karim di eliminarlo. Due titoli dedicati tutti e due all'Altino, perché c'è rimasto solo Altino, non abbiamo fantasia, però ve li vogliamo leggere insieme. E fra un attimo arriveranno, ecco qua, in trasferta a Valle Anzuca fa il pienone mister Luca, delicata e lesta mano della brava Saveriano. E questo è per voi, ma anche la seconda quartina. Andiamo avanti perché c'è ancora qualcosa per voi, c'è rimasta una bandiera or di una regione intera che già tifa e tiferà per l'Altino in Serie A. Luca, va bene? È benaugurante? È benaugurante? Sì, assolutamente sì. Abbiamo superato anche la scaramanzia di Papa, che ormai stravede per voi, non vuol saperne neanche più, ma no, va bene, siamo più forti, quindi andiamo avanti. E questa è una rarità, vi assicuro che è una rarità, non l'aveva mai fatto nel passato. Francesca, è napoletano, quindi ci sta, giusto? Sì, ci mancherebbe, la scaramanzia è quasi doverosa nel nostro ambiente, però vedo che non ci si sta attaccando troppo, quindi è un buon segno. È un buon segno. Luca, come si sta dall'alto di questi due successi consecutivi, tutti e due per 3-0? Io tra l'altro in un servizio andato in onda al TG di ieri ho detto che il risultato di 3-0 con i parziali però che non corrispondono a quello che si è visto sul campo, cioè pensare a 20, 19 e 23, vado a braccio, sembra che magari ci sia stato un po' di equilibrio, ma in realtà non è stato così. Sei d'accordo con me in un flash? Poi passiamo a Luciano. Sì, sono d'accordo perché diciamo che per buona parte della gara abbiamo dominato l'avversario, esatto. Poi alcuni frangenti siamo un po' lasciati andare, però la qualità era completamente diversa. Pienamente d'accordo, eravate talmente superiori che alla fine hai fatto anche una cosa che a me piace moltissimo fare da ex allenatore di pallavolo ad altissimi livelli, massimo Serie C ovviamente. Allora,
tu hai fatto subentrare anche Giovanna Papa, e questo ridonda lode perché è un bel gesto, tra l'altro merito anche di Francesca Saveriano, dice vabbè adesso ti lascio il posto, che tra l'altro ha fatto anche Benino in quel scorcio finale, ma è giusto dare spazio alle quelle che chiamiamo comunemente, per capirci, prima, seconde linee, anche la stessa Olleia, la Graziani eccetera, quindi hai fatto benissimo. È chiaro che poi si rischia un po', ci sta, però poi hai fatto rientrare anche le altre e la cosa è andata a finire bene. Ci voleva, giusto? Sì, sì, fa parte del gioco, rischia un po' quando si fa entrare qualche ragazza un po' più giovane, però effettivamente Giovanna ci ha dato una grossa mano nel momento in cui abbiamo avuto fuori per infortunio Francesca e quando abbiamo avuto fuori la quarantena obbligatoria. Quindi mi sembrava giusto nei suoi confronti dargli una gratificazione. Sì, ricordo che mancava Celeste Di Diego, era assente e naturalmente c'è stata poi Giovanna. Torneremo a parlare ampiamente dell'Altino, della sua impresa fino a questo momento e naturalmente soprattutto di quello che manca all'appello, perché ci sono almeno altri due turni per approdare nella Serie A2. È così, giusto? Sono due ancora i turni, quello prossimo con l'Imola e il successivo che designerebbe il traguardo finale, è così? Esattamente, sì. Cioè, questa che è la semifinale con l'Imola e poi l'eventuale finale, diciamo a sorteggio più o meno per quanto riguarda l'ultima fase. Sì, sorteggio, una cosa strana di cui parleremo dopo. Allora, torno a te, Luciano, ci sei? Come no, Sergio, certo. Perfetto. Mi approfitto un attimo della tua cortesia, della tua trasmissione, perché volevo soltanto fare un attimo di mini pubblicità. Domani usciremo sul Messaggero, sì, proprio con un servizio sull'Altino. Ovviamente sono bene, il primo io chiedo scusa ovviamente a tutti gli appassionati. Purtroppo il Messaggero ha pochissime pagine di sport, a differenza della concorrenza. E di attività ce ne sono tante e quindi bisogna sempre litigare per gli spazi. È chiaro, ecco perché io sono il primo tifoso dell'Altino, perché se dovesse, mi fermo lì, ovviamente l'anno prossimo avrò più spazio e quindi figurati se io... Quindi un motivo in più per tifare Altino. Esattamente. hai ragione, ma questo vale naturalmente anche per noi, ma per tutta la pallavolo, certo, tanto abruzzese ma anche nazionale. Dunque, viva questo sport bellissimo. Allora, ricominciamo da te, perché vorrei sapere un po' un aggiornamento. Adesso io faccio il tifoso prima dell'Impavida e poi dell'Abba Pineto. Allora, poi ci aggiungo qualche cosa di mio, qualche informazione che mi è pervenuta. Allora, i tifosi dell'Impavida tremano in questo momento perché la situazione è molto delicata. Qualcuno ha detto entro 10 giorni, quindi diciamo la prima decade massimo di giugno, bisognerà definire assolutamente il nostro orientamento, Luciano. E questo, naturalmente, questo punto è collegato non soltanto alla questione dell'iscrizione, ma anche all'eventuale cessione del titolo e insomma riprogrammare tutto, oppure in termini positivi naturalmente l'iscrizione stessa è un futuro che apparirebbe per il 10° anno consecutivo di A2 finalmente un po' tranquillo e roseo. Vai Luciano, tutto quello che sappiamo. Allora, c'è da dire che il primo cittadino di Ortona, Leo Castiglione, ha preso in carico questa patata bollente. La famiglia Lanci, ovviamente, per tanti motivi, al timone da tempo immemorabile, non se la sente più di essere l'unico, tra virgolette, sponsor, la società è la loro, dell'attività di A2 e non solo. Per cui il sindaco, veramente bisogna tanto di cappello, si è dato molto da fare per cercare di addivenire ad una situazione. E sembra, il virgolettato ci vuole, che abbia trovato un gruppo di imprenditori intenzionati a dare una mano alla società. Adesso la novità della novità è che sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che lunedì ci sia un incontro tra Massimo D'Onofrio, dirigente nonché direttore sportivo della Sieco e consigliere di Lega, e un importante rappresentante, il titolare di un'importante azienda vitivinicola abruzzese. Di più non posso dire perché il pezzo esce domani. Sì, queste sono le novità, per cui ovviamente si incrociano le dita e si spera, Sergio, perché altrimenti dovesse fallire
questo confronto, questo colloquio, ovviamente il 90% purtroppo la bandiera dell'impavida, la bandiera biancazzurra dell'impavida verrà ammainata. Una brutta conclusione di questo tuo intervento. Vabbè, speriamo che tutto questo non accada. Naturalmente ne abbiamo già parlato anche nelle precedenti puntate. Mi riprometto di avere ospite prima di concludere il ciclo di trasmissioni. Dipenderà dall'altino, caro Luca, perché noi aspetteremo voi, chiaro. Cioè, il collegamento è presto fatto, siete l'unica sopravvissuta, quindi è giusto che sia così. Quindi tirateci avanti almeno per altre 3 settimane, dai, almeno il minimo 3-4 settimane. Sì, perché credo che il massimo sia il 20 giugno, credo che mi abbia detto. Perfetto, se mi confermate mi fa molto piacere. Vorrà dire che staremo a seguire voi fino in fondo. Allora, stavo dicendo che, altino a parte, Luciano, io conto di avere una rappresentanza dell'Impavida a breve anche nelle prossime puntate, seguendo parallelamente le sorti dell'Altino Tenaglia. Allora, tu hai detto qualche cosa uscirà fuori domani, giustamente nell'articolo bisognerà trovare poi quello che uno spererà o spera fino a questo momento, cioè un'ancora di salvezza per quanto riguarda la nostra maggiore rappresentante regionale. Il sindaco, hai detto bene tu, ha rimarcato il suo impegno, lo sta facendo ancora, mi segnalava una situazione del genere, confermata anche dalla dirigenza dell'Impavida, secondo cui saremmo a metà percorso, cioè il budget a disposizione per presentarsi al 10° anno consecutivo ai nastri di partenza il prossimo anno, sarebbe limitato al 50% finora, compresa naturalmente la parte congrua offerta ancora una volta dalla famiglia Lanci, ci mancherebbe, però si è ancora lontani da quello che dovrebbe o vorrebbe raggiungere la stessa famiglia Lanci, per essere tranquilli e soprattutto per affrontare un torneo dove, diciamo in termini concreti, ci vuole una cifra che si aggira sui 300, 400, 500 mila euro, non si discosta da tanto, diciamo questa forbice. Sergio, per fare un campionato per salvarti, perché l'anno prossimo ci sarà una retrocessione. Sì, una retrocessione. Dicevi qualcosa di più? La base minima è 350, è brutto parlare di cifre, ma è doveroso per far capire anche ai telespettatori di che cosa stiamo parlando. Esatto, bravo, proprio così, perché se no uno non ha neanche un'idea, dice può essere 1 milione, possono essere anche 5 milioni oppure 100.000 euro, insomma non è così. Quindi la forbice più o meno è quella. Ora, quanto si propongono i Lanci di raggiungere in questa fase, diciamo, contributiva di altre imprese, di preciso non ve lo so dire, però insomma un'idea ce l'abbiamo. Qualche segnale dunque positivo mi sembra sia stato individuato, questo lo possiamo dire indipendentemente dall'articolo che naturalmente suscita anche la curiosità non solo dei tifosi dell'Ortona ma di tutta la regione, anche perché c'è di mezzo l'Altino, come mi dicevi. Però dei segnali positivi, questi ci sono. Sì, Sergio, non posso che ribadirlo. Ovviamente tutta Ortona, io ricevo tantissime telefonate, come le hai ricevute tu e le ricevi tu, di tifosi che vogliono sapere. Addirittura ci sarebbe un gruppetto di persone che vorrebbero istituire una specie di azionariato popolare sulla falsariga di quello che è successo a Modena per quello che riguarda la Leo Shoes, la Superlega, e in misura diversa, e qui è l'iperbole che sto dicendo, società Barcellona Calcio ovviamente. Ci sarebbe una, però ovviamente parliamo sempre di cifre limitate, per cui è chiaro che ci vorrebbe dietro la longa manus di uno sponsor pesante che possa coprire il restante 50% o 40% di quello che è un discorso globale per affrontare un campionato di A2. Questo è un po', allora lunedì sapremo di che cosa dovremo parlare al termine di questo incontro tra queste due persone. Diciamo, concludiamo per il resto, ovviamente siamo bloccati, nel senso che ovviamente i giocatori premono, i procuratori non fanno altro che telefonare in società, la stessa società
ha avuto adesso, notizia di stamattina, richieste da parte di Grottazzolina, Aversa, Palmi, tutte società di A3, richiesta di cedere il titolo. Hanno risposto ancora una volta, aspettiamo, noi non possiamo dire nulla, aspettiamo. Quindi ovviamente fa gola il titolo di Ortona, chiaramente. Dell'Aversa torneremo a parlare fra qualche attimo a proposito del Pineto, però chiudiamo questa parentesi. Quindi per ricapitolare e concludere, un main sponsor fondamentale, quello ci vorrebbe, che dia una congura grossa mano dal punto di vista economico alla società della Sieco Impavida Ortona. Tutto questo potrebbe sbloccare definitivamente in termini positivi la situazione che sta vivendo, naturalmente è in divenire, però sta vivendo un momento delicatissimo. Tutto può succedere, diciamo 50 e 50 come è stato detto anche in una circostanza precedente. Esatto. Dal punto di vista personale sei francamente, Luciano, ottimista o no? Stamattina non lo ero, francamente. Dopo i vari abboccamenti, pedinamenti, telefonate, eccetera, forse vedo la luce in fondo al tunnel, però perché questo incontro non era sicuro, c'erano stati anche dei quid pro quo qualche anno fa, eccetera, per cui invece superate queste incomprensioni, eccetera, lunedì si siederanno al tavolo e da lì scaturirà tutto, quindi io un briciolo di fiducia ce l'ho, spero di che sia così. Bene, allora cambiamo argomento, passiamo al Pineto, però prima ancora, a proposito dei giocatori, tu hai fatto un cenno un po' generico sulla situazione, è chiaro che sono giocatori anche richiesti, qualcuno si è già piazzato, si è sistemato, però la squadra comunque sta smobilitando nel frattempo, cioè è chiaro che i vari Cantagalli, Sette e compagnia cantante, l'ufficiale è andato a Reggio Emilia, Pedron, Cantagalli, Diego Cantagalli, sì, è andato, sì, a Reggio Emilia, ha firmato proprio ieri pomeriggio. E, sì. Pedron, la società di Cuneo, ma noi lo sapevamo, sì, da tempo, ha soltanto ufficializzato quello che era una notizia ormai si sapeva, certo, che si sapeva. E, Marinelli è richiesto con forza dall'Abba Pineto. Sette ha delle offerte per quello che riguarda diverse società di A3, non Pineto. Carelli, il secondo posto, rimarrà in Puglia, gli manca un anno per laurearsi, quindi ha chiesto annuncio, lancio al tecnico, gli ha detto per favore lasciami stare qui in Puglia che non mi mancano le offerte. E Toscani, libero, è richiesto da Castellana Grotte e anche da Siena, se non vado errato, e c'è rimasto quasi nessuno. C'è rimasto più nessuno, siamo rimasti soltanto io e te. Esatto. Allora, cambiamo argomento, note liete invece vengono dal Pineto, si fa per dire, anche perché è una squadra completamente rivoluzionata, quella che sta forgiando il direttore sportivo Massimo Forese. Partiamo subito dall'allenatore, ecco, stiamo vedendo le immagini del Pineto. Allora, ripartiamo da una squadra smembrata completamente anch'essa, anche se la situazione è del tutto diversa. Ripartiamo dal coach, come si dice anche in termini cestistici. E allora, non c'è più, come abbiamo detto più volte, il tecnico Rosichini. Ti è arrivata qualche voce a proposito del suo sostituto? Perché io ho una lista di nomi. Loro, cioè Massimo Forese, ha una lista che si è ridotta, che all'inizio era molto, molto lunga questa lista, si è ridotta a un paio di nomi. Il primo della lista è Daniele Rovinelli, che ha allenato l'ex, come si chiamava l'anno scorso, Blue Italy, Pineto, l'anno scorso in Serie B, prima che poi erano molto ben posizionati prima che poi la pandemia bloccasse tutti i campionati. E probabilmente, cioè, è un nome che viene alla ribalta da diversi giorni, potrebbe essere lui, però ancora non c'è questa fumata bianca e forse stanno vedendo anche qualche altro profilo. Sì, tra i nomi ci sono Bua, Giannini, Castellano,
Benora e sicuramente Daniele Rovinelli, che come hai ricordato tu è già stato a Pineto prima della pandemia, sì. Dopo Pasquali c'era stato esonerato Pasquali, sì. Era arrivato lui che ha un collegamento netto, come sai benissimo, con il mondo giovanile della pallavolo, tra Fano, sì, Pesaro, lui... soprattutto quell'area marchigiana del nord. Ma lui è un allievo di Bringini, per cui dell'attuale allenatore della nazionale, esatto. nonché tecnico della Lube campione d'Italia, Lube Civitanova campione d'Italia, per cui è di quella scuola, è chiaro che ovviamente, e poi qui a Pineto aveva fatto bene, bisogna dire, si stava facendo bisogna bene, adesso, sì. Esatto, bisogna vedere adesso che intenzioni hanno loro, se affidarsi a, non è una brutta espressione ma si usa, cavallo di ritorno, oppure puntare su un nome completamente nuovo alla piazza di Pineto. Mettiamola così, allora questa sera Rovinelli 90% sì, 10% tutto il resto, punto. Andiamo avanti. E allora, per quanto riguarda la squadra, sta per arrivare un opposto straniero, correggimi se sbaglio, di A3 molto forte, un martello di A2, fortissimo giocatore che ha giocato sempre in Serie A2 e una vecchia conoscenza anche nostra, Luciano. Il palleggiatore, come sappiamo, è andato via Partenio, questo sinceramente mi dispiace molto, perché ha scelto di fare il secondo a Vibo. Trillini finirà ad Aversa e la società ha cercato di trattenerlo fino all'ultimo, evidentemente qualcuno l'ha convinto. Ad Aversa ritroverà Morelli, come sappiamo, l'abbiamo già parlato l'altra settimana. Cattaneo è andato a finire al Motta di Rivenza, squadra neopromossa in A2. Eld potrebbe finire in una società di serie A3. Insomma, si sta forgiando intanto una squadra di mix, un mix tra giovani ed esperti, con l'obiettivo di salire nella categoria che ha sfiorato quest'anno. Sarebbe potuto rimanere Zornetta, ma Zornetta è argentino e non straniero, e quindi due stranieri in una stessa squadra, considerando questo posto che ormai... sta per firmare, però di cui non conosco francamente il nome. A questo punto Zornetta dovrà andare via, perché l'uno esclude l'altro. Queste sono le informazioni, poi se hai altre cose fammi sapere anche tu. Da valutare anche la posizione del libero Cappio, stanno vedendo se confermarlo o no, diciamo 45% sì, 55% no. Al momento mancano i centrali, siamo ancora un po' lontani. Per quanto riguarda invece il palleggiatore dell'Abba Pineto, è un palleggiatore stato individuato, che ha fatto il secondo quest'anno in Superlega, cioè quest'anno ha giocato in A3 e ha fatto sempre il secondo palleggiatore in Superlega. Insomma, è un giocatore sicuramente di qualità, di spessore. Io ho detto prima, mi dispiace molto per Partenio, che ritengo che sia bravissimo, però ha fatto questa scelta. Tu che ne pensi, Luciano? Ma guarda, io guarda, ci sono rimasto male anch'io, perché pensavo che il ragazzo che ormai ha quasi 28 anni, sì, avesse voglia anni. Di giocare, certo. in realtà andare a Vibo andrà a fare il secondo a Saitta, non so che spazio potrà avere lui avrebbe bisogno di giocare, perché si è visto, esatto. Quest'anno in alcuni frangenti che è mancata quella guida che ti dà soltanto l'esperienza. Se ha fatto un discorso economico, ok, vuole monetizzare, va bene, però io al posto suo avrei scelto una società di A2, e certo non gli mancavano le richieste, o comunque anche il discorso di rimanere un altro anno a Pineto con una squadra ambiziosa che vuole vincere il campionato. Scelto così, buon per lui. Luciano, abbiamo un minuto prima della pubblicità e poi ti concediamo pure solo l'ultima domanda. Qual è il tuo pensiero invece relativo ai propositi di un Abba Pineto, formazione ambiziosa l'anno scorso, cioè quest'anno diciamo, ma già dalla passata stagione si capiva tutto questo, poi c'è stata la pandemia e va bene, anzi va male, e per quanto riguarda invece il prossimo anno, il presidente Guido Abbondanza con tutto il suo staff vuole assolutamente puntare alla 2, è una bella cosa per la nostra regione?
è una bellissima cosa, è un programma ambizioso. Quello che mi chiedo è che cioè, la forza economica c'è, il discorso è assemblare una formazione che comunque sarà nuova per 4-5 sesti e con un allenatore ovviamente anch'esso nuovo e fare tutto questo in fretta. Gli ostacoli non mancano, io mi auguro che ovviamente ci sia questo benedetto salto che Pineto merita. Il vantaggio sarà che probabilmente avremo il pubblico, anche se non in misura piena nei vari palazzetti, un pubblico che a Pineto è stato sempre, da che me lo ricordo io, quindi da più di 12 anni, settimo uomo in campo. E loro puntano molto su questo aspetto. Bene, io ti ringrazio Luciano, così grazie come ringrazio a unitamente a te e l'allenatore Rosichini, che stimiamo entrambi per educazione, al di là delle sue qualità tecniche. Mi è dispiaciuto, umanamente mi è dispiaciuto molto che non ha anche potuto portare a termine il suo progetto. Grazie Luciano Ippoliti. Grazie a te, grazie Sergio, domani... un saluto a tutti, un saluto a Luca, grazie e forza al Tino, mi raccomando. Esatto, e domani c'è l'articolo che riguarda non solo l'Impavida ma anche l'Altino, quindi almeno giocatrici e staff tecnico dell'Altino una copia in più la compreranno. Bene, stacco pubblicitario, riprenderemo poi, parleremo solo dell'Altino fino alla fine della trasmissione, via. Bene, ricominciamo allora. Luca e Francesca, ci siete entrambi? Siamo. Allora, partiamo dalla passione della famiglia Papa, perché qui non si tratta solo di Aniello o della giocatrice Giovanna, che naturalmente ha esordito in casa l'altro giorno. Ma io vorrei approfittare per salutare la signora Anna, che ha una pazienza infinita, è un'ottima organizzatrice. E stare appresso Aniello non è facile, secondo me, perché quando è trasportato dall'impeto della partita è irrefrenabile, e io ne so qualche cosa perché lo conosco da tanti anni. E approfitto anche per salutare chi collabora pure con la squadra, con la società, l'altra figlia, Alessia. A tale proposito mi sono un po' divertito, quante A ci sono? Pa, Aniello, Giovanna, Anna, Alessia, ce ne sono ben 9. Francesca, la domanda la faccio a te: alla decima penserà la squadra? Speriamo. Che dire, che sia un segno del destino anche questo, chi lo sa. Esatto, vedi, sai leggere un po' negli indizi che vengono dall'alto. Allora, ricominciamo dalle note liete, vediamo insieme il quadro dell'unico risultato che ci interessa questa giornata per quanto riguarda le squadre nazionali, è quel 3-0, così vediamo anche i prossimi turni vostri, quel 3-0 nettissimo contro lo Iesi in gara 2. Eccoci qua, 3-0 con i parziali, ricordo ancora, 20-19 e 23. Ma vediamo anche i prossimi turni, cioè quelli del successivo turno, appunto della successiva fase, perché siamo alla penultima. Si andrà a Imola domenica prossima, 30 maggio, e si giocherà alle 17:30. È giusto, mister? Perfetto. Oh, allora, vediamoci anche l'altro turno e poi la domanda inevitabile, anche se dobbiamo parlare della partita contro lo Iesi, però sull'Imola una curiosità ce la dobbiamo togliere. Allora, gara di ritorno ufficiale, perché si pensava anche il 5 giugno, invece si giocherà domenica 6 giugno del 2021 alle 18:30 al Valle Anzuca di Francavilla, che vi ospita. Che squadra è questo Imola? Sentiamo tutte e due. Francesca, partiamo da te, la conosci come squadra? No, sì, poco. Allora, sono un po' di anni che non faccio questo girone, in realtà, e non conosco molto questa squadra, soprattutto perché è molto giovane. Però sicuramente ha delle componenti molto promettenti, perché è una giovanile forte che punta a fare benissimo nei campionati nazionali, e quindi innanzitutto dovremmo stare attenti all'esuberanza delle giovani, come sempre accade. Esatto. E poi Casalde sicuramente Pazzi anche, no? Casalde Pazzi un po'. Esatto. Probabilmente potrebbero volleyro. Essere un volleyro in miniatura, un volleyro dell'altro girone.
girone, diciamo. Certo. Però appunto, essendo ragazze così giovani, non le conosco. Tra poco avremo le sedute video dove potremo studiare meglio il nostro avversario. Sì, perché il vostro mister non vi fa lavorare per niente, vero? Anche la notte vi fa allenare, giusto? Vabbè, ma è la perseveranza che conduce al successo, giusto? Quindi bisogna lo dici non bisogna mollare mai. Lo stai dicendo perché sta vicino a te, diciamo la verità. Assolutamente sì. Questa è la verità. Va bene, Luca. Allora, intanto a tutte e due voglio chiedere... Poi naturalmente voglio sapere che cosa ne pensi tu dell'Imola, Luca. Però le vostre... carriera in maniera molto sintetica, cioè che percorso avete fatto? È vero, Luca, che tu sei di Vercelli, sei nato a Vercelli, è una sciocchezza? No, sono nato e cresciuto per buona parte della mia gioventù a Vercelli, come Francesca Saveriano, tra l'altro. Ah, pure tu di Vercelli? Proprio Vercelli? Ebbene sì. Ma siete proprio di Vercelli o di origine meridionale? Fanno pensare più da parte di mio papà sono meridionale, da parte di mia mamma vercellese doc. Ah, vercellese doc. È sposato papà. E tu, Francesca? No, allora, da parte mia, i miei sono entrambi vercellesi, però mio nonno era di Avellino. Era di Avellino, ecco, adesso ci Avellino, siamo. Sì, provincia di Avellino, sì. Perfetto, perché sono due cognomi del centro-sud, quindi... Ci ho preso in pieno, sono andato un po' attentori. Allora, le vostre rapidamente carriere, sappiamo di te, Luca, quello che hai fatto soprattutto negli ultimi anni col Sant'Elia, con una serie di successi e complimenti davvero, però anche prima, raccontaci un po' rapidissimamente. Nasco come allenatore alla Igor Gorgonzola Novara, dove mi ci sono affiancato facendo i corsi da allievo allenatore primo e secondo grado, e ho avuto la possibilità di lavorare con allenatori di altissimo livello, ed è quello che mi ha dato una grossa mano per andare avanti. Dopo qualche anno lì ho deciso di intraprendere proprio la carriera da professionista, passando prima in Puglia e poi tornando nel Lazio, maglie e Aprilia, dove ho fatto il direttore tecnico, per poi iniziare il ciclo, diciamo, dei 4 anni a Sant'Elia, per poi approdare finalmente ad Alpino. Però vivi a Viterbo, è vero? Vivo a Tarquinia, sì. Vivo a Tarquinia, provincia di Viterbo. Sì. Tarquinia non è una città qualunque, sappiamo perché, insomma, c'è tanta storia, soprattutto ovviamente archeologica, è un gioiello del mondo intero, un patrimonio. E quindi è una zona molto bella, peraltro, nel viterbese. Anche Viterbo è una gran bella città, peraltro. Per quanto riguarda te, invece, Francesca? Io pallavolisticamente nasco nelle giovanili dell'S2M Vercelli, che attualmente esiste ancora, dove sono stata praticamente per 10 anni, perché ho iniziato molto presto a giocare. E dopodiché ho fatto qualche passaggio, perché dai 13 anni non sono mai più stata ferma e mi sono sempre spostata alla ricerca della soluzione che dava più opportunità di crescita. Quindi sono passata da Virtus Biella, che tra l'altro sta facendo i playoff, quindi complimenti. Poi sono passata all'Asis del Novara, che è la vecchia Igor, diciamo, Settimo Torinese, Saugella Monza, poi l'H Montella, Millennium Brescia, due stagioni a Cutrofiano, Montale, provincia di Modena, San Giovanni Marignano e finalmente l'approdo Latino. Quindi il livello tra la B1 e... La 2. La 2, sì, appunto, no, non ti sentivo più. Sì, quindi sempre a buoni livelli, ma a sentirti parlare sembra che tu abbia 100 anni, perché tutte queste squadre in realtà non è così. Sì, ho girato parecchio. Ne ho solo 27. Perciò sembrava, ma in realtà perché hai cominciato da piccola, insomma, eri molto molto giovane. Sì. Torniamo al tuo allenatore. Luca, due domande. L'Imola l'abbiamo lasciata per strada. Che squadra è? E soprattutto, quanto ti vogliono bene le ragazze che fai lavorare 6 giorni su 5, non su 7? Allora, Imola è una squadra di altissimo livello. Esprimono una pallavolo molto veloce, molto simile a quella di Serie A.
con ovviamente delle qualità fisiche un po' meno importanti della Serie A, ma è una squadra molto 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 difficile da affrontare. Infatti, come giustamente stavi dicendo tu, stiamo lavorando in palestra 8 giorni alla settimana, perché come diceva anche Francesca prima, l'unico modo per portare a casa dei risultati è lavorare la perseveranza. Bene, per quanto riguarda i tuoi trascorsi invece da giocatore, hai giocato naturalmente a pallavolo tu, giusto? Sì. Ho giocato fino alla categoria di B1 come martello ricettore, quasi sempre a Vercelli, tra l'altro. Dopodiché mi sono un po' perso per un infortunio e siamo andati scendendo un po' di categoria, ma poi mi sono divertito comunque. Hai accolto con entusiasmo la proposta di Papa di passare all'Altino nello stesso campionato, insomma, perché è ripartito col Sant'Elia? Guarda, ti dico la verità, per farti capire quanto ero felice e contento di approdare in una realtà del genere, Agnello mi ha chiamato alle 7 del lunedì sera, io alle 8 meno un quarto avevo firmato. Anche perché, diciamoci la verità, quando ne hai parlato in famiglia, tu hai detto subito, ma vi rendete conto, io vado dal Papa. E quindi non si può rinunciare. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Luca, è importante avere una ragazza, scendo nel dettaglio, come Marika Longobardi, considerando che Mancina è una rarità, non è che sia molto facile trovarne in circolazione. Si sa che i mancini mettono in difficoltà l'avversario, a muro, anche in difesa, anche perché si sfalzano i tempi, insomma non è facile bloccare un tiro mancino nel vero senso della parola. Certo, io poi ho la fortuna di conoscere bene Marika, perché lo scorso anno l'ho allenata finché il Covid non ci ha bloccato a Sant'Elia. È una ragazza d'oro, un po' permalosa, ma quello glielo dico sempre e lo sa, però avere un giocatore mancino, tra l'altro con le sue doti di manualità molto molto importanti, è fondamentale. È un giocatore che ci sta dando una grandissima mano e poi, ripeto, avendola già conosciuta andavo, diciamo, sfondando una porta aperta. Francesca, gioco veloce, diceva, per quanto riguarda l'Imola, diceva Luca, ma gioco veloce anche il vostro, abbastanza, palle tese, palle basse, non quei campanili dove naturalmente il muro si piazza con largo anticipo e tutto il resto. Diciamo che questo gioco ha messo in difficoltà spesso i vostri avversari, ho visto anche tante belle partite da parte vostra, anche se siete un po' discontinue, talvolta mettete un po' di timore, anche quando avete un larghissimo vantaggio, certe volte vi fate rosicchiare qualche punto e mettete in difficoltà il povero presidente che si gira dall'altra parte e guarda il panorama più che voi. Sì, a volte ci capitano questi momenti di blackout, diciamo che non è la prima squadra in cui gioco a soffrirne, secondo me succede spesso nelle partite dove magari si gioca contro un avversario che è leggermente inferiore al tuo livello. Non dico che si sottovaluti la partita, però il calo di concentrazione che avviene in determinati momenti può portare ad ammorbidirsi un po' e a fare le cose in maniera un po' più superficiale, ecco. Secondo me è collegabile a questo. Diciamo che noi abbiamo espresso un gioco migliore in occasioni di maggior tensione, dove davvero pensavamo di essere in netta difficoltà. Questa squadra, secondo me, già nelle partite precedenti, anche quelle della regular season, l'ha dimostrato. Sì, facciamo vedere anche altre immagini della vostra partita contro lo Iesi, perché è stata una partita che, insomma, si sapeva già in partenza che sarebbe andata a finire così. Anche perché vi siete messi d'accordo anche voi, dicevate il giornalista c'ha fretta e l'operatore ha fretta, quindi spicciamoci a vincere 3-0 e ci avete fatto questa gentilezza. Comunque, a parte queste battute infelici, però stiamo vedendo alcune immagini di una squadra compatta, secondo me, una formazione che ha anche una bella panchina. Che cosa pensi tu e che cosa pensi di questa osservazione, Luca D'Amico? Beh, diciamo che la nostra forza, secondo me, da quando sono arrivato io, è stata proprio quella, nel senso che
non so se per qualche sfortuna particolare non siamo stati molto graziati quest'anno dal punto di vista delle assenze e degli infortuni. Considerate che io sono arrivato il 9 di marzo, ad oggi ancora non sono riuscito ad avere una volta la squadra titolare al completo, cioè la squadra, la rosa al completo in una gara ufficiale. E vero, tutte quelle che sono state chiamate in causa hanno fatto veramente delle ottime prestazioni e sono contento di questa cosa, perché vuol dire che posso fidarmi di tutte quante e tutte danno il loro apporto a quello che stiamo facendo e spero quello che faremo. Ed è molto importante girarsi verso la panchina e dire, poter scegliere un'alternativa se qualche elemento sta un po' difettando in quel momento, eh? Questo è molto importante, certo, soprattutto questi livelli. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché a volte basta il cambio di un punto dove magari quel giocatore fa bene una cosa e può cambiare l'inerzia del set e della partita, quindi avere la possibilità di schierare tanti giocatori e tutti di un certo livello è una fortuna che hanno in pochi in questa categoria. Questo vale anche per te, Francesca, che naturalmente puoi alzare a colleghe e compagni di squadra diverse l'una dall'altra, anche per caratteristiche individuali. Ah, è proprio centrato il punto in questione, perché in questa squadra è divertente giocare soprattutto per questo motivo, perché in qualsiasi zona del campo io alzi, so che c'è una compagna pronta a dare il meglio di sé, a fare il suo colpo migliore, quindi il resto del gioco viene da sé. Tutti i meccanismi che abbiamo inserito da 3 mesi a questa parte sono quasi diventati naturali, viene tutto a cascata. Ecco, sì, da 3 mesi a questa parte ritengo che stiamo lavorando davvero bene, abbiamo costruito veramente tanto. Adesso stiamo vedendo dei primi piani di Luca D'Amico, però sei di nuovo apparsa tu, ecco qua. Inevitabile chiederti il perché di questo 17. Con un presidente napoletano tu vai a scegliere il 17. Boh. No, allora, in realtà non lo so. Anche perché le origini irpine, insomma, dovrebbero portarti ad altro. Sì, allora, diciamo che io non sono una persona molto scaramantica, quindi non ci penso troppo. Quest'anno, niente, quando sono arrivata all'Altino, di solito prendo il numero 7. Il numero 7 era del capitano, e mai sia che glielo tocco, ci mancherebbe altro. Ho detto, vabbè, quali sono i numeri liberi? Allora, sono sincero, ho scelto un po' a casaccio. Però io sono felicissima del mio numero 17, perché a parte un infortunio che mi ha un po', insomma, destabilizzata nel mese di aprile. Sì, c'ero anch'io in quella partita. Ecco, per il resto devo dire che questo, sì, devo dire che questo è un anno fortunato, quindi non mi posso lamentare. Ho tutto quello di cui ho bisogno qui ad Altino, quindi nulla da dire. Hai visto, molti i primi piani ti abbiamo fatto con Roberto Scaricaciottoli, che ringrazio sia per l'interesse che per il montaggio. Allora, Francesca, hai citato anche Alessia Mastrilli, è fondamentale. Ci mancherebbe il libero. Il libero è la definisco un po' la Cenerentola della squadra, perché nessuno dà mai importanza al ruolo del libero, quando è vero. Il ministro della difesa e della ricezione, se non c'è o se manca per qualsiasi motivo, perché è sottotono, si sente tantissimo. Lei coordina la seconda linea in maniera eccellente e non posso che essergliene grata. Poi, insomma, intanto è una ragazza che ha tantissime doti, soprattutto di aggregazione, fare squadra, è sempre sorridente, molto solare. Parla troppo. L'ha detto lei, è venuta ospite un mese fa. Dipende come si parla troppo. Voi però, lo sapete, si io parla troppo, ben poco. Quando si parla troppo per dire delle cose intelligenti, sono sempre ben accette, non pesa. E io penso che lei abbia l'esperienza giusta per parlare troppo. Ma certamente, la Giuliese Alessia, bravissima. Luca, che ne pensi invece tu di questo libero e soprattutto del ruolo di libero? Perché voi è la prima volta che venite ospiti, però io nel passato ho parlato più volte di questo ruolo che diventa fondamentale, ecco, primo piano pure per il Presidente Papa. È un ruolo assolutamente fondamentale, perché da lì si parte, da lì passa tanta roba
e attraverso un forte libero si sente tranquilli anche nelle coperture, al di là della ricezione e tutto il resto. Sì, sono pienamente d'accordo. Io sinceramente spesso e volentieri penso al ruolo del libero come un ruolo abbastanza frustrante, nel senso che è vero. Che non conclude mai, ma se non ci fosse un libero di qualità a gestire la seconda linea sarebbero dei problemi molto grossi. E Alessia in questo è molto brava, infatti lei sprigiona tutta la sua carica emotiva e non quando fa delle azioni buone di difesa, ed è paragonabile secondo me allo stesso punto che può fare un attaccante tirando una palla molto forte in mezzo al muro. Quanti palloni si costruiscono dopo una difesa del libero? È vero. Tanti guardano l'attaccante, ma tutto il lavoro, diciamo, il lavoro sporco che viene fatto dietro è ancora più importante. Quindi, ma anche il senso di sicurezza, Luca, che dà alle sue compagne. In questo caso al femminile, certo, stiamo parlando del latino. Assolutamente, è chiaro che avendo un libero di qualità come può essere Alessia, le compagne sono molto più tranquille di potersi perdere qualche volta un pallone in più, perché tanto lei c'è sempre. E io ripeto, dopo 3 mesi che sono qua, fatico a ricordarmi una volta anche solo in allenamento dove Alessia non fosse sempre a 1000 con l'atteggiamento e a 1000 da livello tecnico e tattico. Mi sta veramente stupendo in maniera super positiva. Prima di sentire cosa ha detto Papa a fine partita, partita naturalmente che è quella che stiamo vedendo in questo momento, un'altra domanda per quanto riguarda la panchina di cui parlavamo prima, per il numero di atlete disponibili, avere per esempio una certa Silvia Costantini o Sissi, come volete, come terzo martello è un lusso. Certo, questo è un fatto forse anche temporaneo, perché dipende anche dalla forma, da come sta, anche perché ha avuto tanti problemi nel passato la povera Silvia, però io dico che è un lusso avere come terzo martello. Beh, assolutamente, io penso che, allora, partiamo dal presupposto che in alcune situazioni non ci sono titolari e panchine, nel senso, noi abbiamo la fortuna di avere 4-5 attaccanti molto forti che possono stare in qualunque momento in campo. Sì, io mi riferivo in questo momento, gara, ovviamente. Certo. In questo momento Silvia è quella che sta dando meno dal punto di vista del minutaggio, come si suol dire nel calcio, ed è un lusso, nel senso che qualunque altro allenatore credo che vorrebbe un giocatore come lei da poter fare entrare in qualunque momento della partita. Infatti anche nell'ultima gara, come dicevo prima, anche solo per un punto so che la posso mettere dentro e lei il punto me lo fa, ed è una sicurezza senza ombra di dubbio. Poi tu hai a disposizione delle giovani, come esempio la Graziani, che secondo me è una ragazza su cui si può lavorare perché è anche molto brava, l'ho dimostrato in questo stesso campionato quando c'erano assenze importanti, ma la stessa Olleia, credo Deborah se ricordo bene, Graziani e Lisa, se ci azzecco con i nomi. Beh, insomma, poter lavorare anche su queste alternative credo che sia prezioso, utile. E soprattutto in prospettiva, magari, perché chissà, questo saltano quando andrà a finire, però è giusto dare spazio anche all'interesse di queste ragazze che hanno delle qualità, secondo me. Certo, beh, Elisa, da quando sono arrivato io, praticamente su 5 partite ne ha giocate 3.5. Quindi voglio dire, oltre ad essere stata brava, è stata anche molto brava, perché non era facile, non avendo mai giocato in questa categoria, allenatore nuovo, squadra che doveva recuperare un po' di situazioni, è stata bravissima. Ed è un giocatore. 2004. Ricordavo una cosa del genere, quindi. Sì, 2004. Ed è un giocatore che dà molta soddisfazione, perché riuscire ad allenarla e vedere la crescita sua man mano è una bella soddisfazione. Deborah Olleia, diciamo un po' lo stesso discorso di Marika Longobardi, ho avuto la fortuna di allenarla 1 anno e mezzo a Sant'Elia, me la ritrovo qui ad Altino, sono molto contento, è un giocatore di altissima professionalità nonostante la giovane età, ed è una certezza anche lei, è una ragazza che non si lamenta mai, sempre sorridente. Ne avessi 10 o 11 sarei contento. Allora, vado ai dati, prima di passare un attimo a Francesca, una curiosità a proposito del ruolo di centrale. Battute errate 11-6 la formazione di Esi, parliamo di gara 2 naturalmente,
mentre continuiamo a vedere altre immagini, 7 ace contro 3, 6 muri vincenti voi 3 la squadra marchigiana, 51-28 ricezione, siamo un po' alla pari, 52-25 loro, bene l'attacco, un 40% contro 34 delle ragazze marchigiane, Paolucci e Giombini, le migliori realizzatrici con 9 punti a testa. Beatrice Meniconi 7 punti contro esse e 40% in attacco, 3 muri vincenti e un altro punto la Spicocchi. Zingoni, molto bene il primo set della Zingoni, Asia Zingoni e Lestina hanno giocato da sole il primo set, ve ne sarete accorti, poi è entrata la Longobardi in scena, la Tormenta e la Mastrilli, eccetera. Zingoni 6 punti con 2 fast, tra l'altro, riuscite, vincenti. Vedo che le provate molto spesso, ben 67% in attacco, cioè con un 6 su 9, bravissima Asia. Costantini 3 punti, poi Giovanna Papa abbiamo detto che ha giocato lo scorcio finale perché mancava Celeste Di Diego, per quanto che tra l'altro dovrebbe rientrare nel prossimo turno, correggimi se sbaglio Luca. Alessia assolutamente Mastrilli, si rientra. Perfetto. Alessia Mastrilli 65-40 con ben 20 ricezioni, la solita brava Alessia. Non ha fatto punti la Bonizio, Olleia 2 punti con un ace, Deborah. Francesca, tu hai fatto un solo punto, ne fai anche di più di solito, hai sbagliato anche una battuta fuori misura verso la fine. 12 punti Monica Lestini con 6 soltanto nel primo set, 50% nel primo set, ma Monica è così, anche come carattere. 2 ace, 50-25 in ricezione, l'attacco 36% anche con un muro vincente. Questi sono i dati. Francesca, al centro, ti dicevo a microfono spento, siccome difendo sempre i centrali che sono sempre sacrificati, voglio che tu alzi di più, lo dico io al posto del tuo allenatore. Che dobbiamo fare? Va bene, Martina, allora Spicocchi, in realtà me l'ha detto lei. Me l'ha detto Martina, dille così. Che vuole, no, vero, vuole più palloni? Ma non è vero. No, ce la metto, allora dalla prossima partita ce la metterò tutta per aumentare i palloni centrali. Io sono già un palleggiatore che gioca abbastanza coi centri, poi è ovvio che la tattica si costruisce non neanche partita per partita, punto per punto, perché ogni volta le situazioni sono diverse. Però sì, questa partita ho alzato meno del solito, complice non so che cosa, comunque ho fatto delle scelte tattiche che normalmente giustamente condivido con l'allenatore. Vedremo che cosa potremo fare contro Imola, sì, come potremo sviluppare il nostro gioco, ecco. No, ogni volta è una sorpresa. Certe volte si rischia di essere poi prevedibili in questo senso, di tanto alzano mai al centro e quindi vanno già sulle bande. Allora, prima di sentire Papa, lo stesso presidente, non nell'intervista che ascolteremo fra un attimo, ha detto il maggior pericolo viene dalla nostra squadra, si possono fare male da sole le nostre, questa è l'unica cosa che temo. Che ne pensi Luca di quello che ha detto? Che il presidente è un uomo di sport e capisce la pallavolo. Bene, Francesco. Perché... Ah, sì, scusami. Perché dai. Effettivamente è la verità, nel senso che spesso e volentieri il nostro avversario siamo noi, nel senso che se noi riusciamo a esprimere la nostra pallavolo, credo che ci siano poche squadre che possono metterci in difficoltà. Ogni tanto, come ribadivi giustamente tu, ci incastriamo in alcune situazioni dovute un po' a situazioni pregresse, ma ne veniamo sempre fuori abbastanza bene. Quindi per il momento è bastato quello che stiamo facendo e penso che giocando la nostra partita anche la prossima settimana. Bene, allora ascoltiamo Papa e... Andiamo poi, facciamo una battuta finale perché il tempo è tiranno come sempre. Andiamo con il breve servizio con il presidente Papa. Secondo pronostico doveva finire 3-0 e 3-0 è finita anche gara 2 contro lo Iesi a 20-19 e a 23 parziali, ma alla fine giustamente l'allenatore ha fatto giocare tutti e la migliore in campo è stata Papa, ma tua figlia, non il padre. Sì, sì, sono bella state soddisfazione brave. Per Giovanna. Sì, 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 sono state brave. Temevamo questa partita perché dopo il risultato dell'andata ogni partita è sempre storia a sé, quindi siamo stati bravi a mantenere i ritmi e a chiuderla subito 3-0. Aniello, tu hai detto
l'unico rischio è che possiamo farci male da soli. In effetti in qualche momento è stato così, ma si fa per dire, perché poi un rilassamento ci può stare. Era un po' scontato, inevitabile, la squadra era più forte e ha passato giustamente il turno. Sì, sì, noi non ci nascondiamo, siamo una squadra forte con un grosso organico, sono tutte titolari, quindi si giocano il posto, in allenamento danno il massimo e speriamo, adesso aspettiamo il risultato tra Imola e Sant'Elia per vedere chi incontreremo la prossima partita. Molto bene Zingoni e Monica Lestini nel primo set, poi è uscita fuori la Longobardi, bene la Mastrilli per tutta la partita, insomma si sono un po' ripartiti i compiti, però è una bella soddisfazione avere una squadra quadrata e con un allenatore che sa che quando entra una seconda linea fa bene come la prima. Sì, sì, diciamo come hai detto tu, siamo una squadra molto quadrata e con grosse giocatrici, quindi stanno lavorando tanto, andiamo avanti così, ce la giocheremo fino alla fine, alla morte, contro ogni squadra e in ogni partita. A bassa voce una curiosità, ma tua figlia deve fare il contratto adesso, sono fatti tuoi? No, vabbè, sono giovani, hanno avuto la possibilità e l'hanno sfruttata. Però vederla giocare per un padre è una soddisfazione doppia. Ah certo, per i genitori è sempre una soddisfazione. Conferenza stampa oggi di presentazione della 18ª edizione dei Giochi del Mare, in programma Vasto dal 4 all'8 giugno. All'appuntamento presente anche la FIPAV il 4 e 5 appunto di giugno, e si svolgerà un collegiale di preparazione delle azzurrine del Club Italia di Beach Volley, Giada Bianchi, Margherita Tega, Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli. Le stesse atlete il 6 giugno prenderanno parte al torneo di esibizione, mentre il 7 e l'8 giugno saranno giorni dedicati alla promozione del Volley S3 e Beach Volley S3 a Vasto. Per l'occasione sarà presente Andrea Lucchetta, con la felicità del presidente regionale FIPAV Fabio Di Camillo, che ha detto: siamo molto contenti che un evento così abbia tappa a Vasto. Promozione e reclutamento a favore dei beach volley e della pallavolo, con il sostegno della FIPAV che sarà vicino, così come la presenza di Andrea Lucchetta, fondamentale come personaggio, testimonial e protagonista del progetto Volley S3. Vediamo il quadro risultati della Serie C con due servizi che metteremo insieme per poi chiudere. La prossima volta parleremo del campus della formazione della Pescara 3, Gada Pescara 3. E allora vediamoci il quadro dei risultati. Partiamo dalla C maschile, campionato di promozione. Fase di promozione, dunque terza giornata, si è Cortona a Campobasso 0-3, 2-3 tra Termoli e Montesilvano, riposato la Teate, Campobasso 18 punti, Montesilvano 14, Termoli 10, Teate 6 punti e a quota 0 la Sieco. Stiamo, aspetta un attimo la classifica, eccola qui. E per quanto riguarda poi l'altro girone, dove ci sono soltanto tre formazioni, questa è la classifica, si chiama così di classificazione per stabilire un ordine: Avezzano Teramo 0-3, ha riposato il Torrione L'Aquila che conduce la classifica, che vediamo fra un attimo, con 9 punti, inseguono il Teramo 6 e l'Avezzano a quota 0. Ecco qua, passiamo alla femminile, 12ª giornata nel girone A, questo è il quadro dei risultati: Montorio Cus L'Aquila 3-0, Giulianova Pratola 3-2, 3-1 tra Nereto e Montesilvano, riposato il Torricella, Montesilvano 27 punti, avremo poi il servizio di questa gara, Montesilvano 27 punti, Nereto 24, Pratola 15, Cussaquila 13, Giulianova 12, Torricella e Montorio 7 punti. Passiamo al girone B, 12ª giornata anche qui, D'Annunziana Pescara batte Chieti 3-0, 3-0 anche tra Cepagatti e Campobasso, ma anche tra Locovolley e Penne. Ha riposato Junior Ortona, la classifica è condotta dal Cepagatti con 24 punti, a quota 21 la D'Annunziana Pescara, Locovolley 17, Junior Ortona 13, Chieti 5, Penne 4, Campobasso 3 punti. E adesso seguite il nostro calendario qui, che ha due partite una dietro l'altra che abbiamo seguito questa settimana in via del tutto eccezionale. Ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio. Per quanto riguarda la C femminile, Loco Cepagatti 1-3, e ringrazio Valentina Di Clemente, e poi Nereto Montesilvano 3-1. Via ai servizi. Innanzitutto complimenti per questa vittoria. Cosa vuoi dirci?
niente, è stata una bella partita, ci hanno dato tanto filo da torcere, soprattutto al terzo set dove hanno cominciato a battere molto bene, noi ci hanno messo molto in difficoltà a ricezione e secondo me un po' la differenza l'ha fatta la nostra preparazione, eravamo arrivate pronte per combattere e per vincere la partita. Mister, come ci commenti questa partita? È andata male, nel senso che non siamo riusciti a prendere il ritmo giusto, abbiamo subito la partita da subito purtroppo, quindi è stato difficile poi girarla, a volte ci si riesce anche bene, questa sera è mancato qualcosina nel rientrare veramente con la testa nella partita e purtroppo quando si commettono poi determinati errori nei momenti chiave non si riesce più a recuperare, però insomma la squadra ha reagito quantomeno emotivamente, quindi è un buon segnale, insomma una squadra viva, quindi proveremo a riscattarci al ritorno. Secondo lei cosa è mancato alle sue ragazze? Sicuramente abbiamo pagato un po' le due settimane di inattività perché avevamo un paio di soste e quindi abbiamo tardato a carburare, poi loro ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo risposto come di dovere, come solito, bene, non avevamo mai perso, così almeno vediamo di correggere qualche cosa. Oggi abbiamo fatto una partita un po' sottotono, normale, va bene così. Una partita che andava vinta, insomma, è andata bene. Per l'orgoglio, per il gruppo, per tutto, sì, dovevamo provarci. Loro sicuramente sono superiori a noi, però abbiamo giocato in casa, abbiamo fatto una bella partita. Mi voglio prendere anche un piccolo merito, nel senso che l'abbiamo preparata e le cose poi hanno funzionato, però tanto è stato anche l'orgoglio delle ragazze, perché tanti palloni sono stati vinti per l'orgoglio e non per, non so, per la tecnica o per quale altra situazione. Ecco. Intanto questa partita ci mette in una posizione leggermente differente, ecco, questo bisogna anche riconoscerlo. Mi fa piacere che abbiamo vinto una partita importante contro la squadra in questo momento più importante. Credo Mirko Longobardi, Mirko con la C, non col K. L'ultima battuta e chiudo. Allora, Luca e Francesca, la domanda ve la devo fare. Da 1 a 10 quanto credete alla promozione? Io 11, se no non sarei venuto ad Altino. Bella risposta, Francesca. Io 20. Quanto? Io 20. 20. Voi la matematica mi sa che non... Vabbè, non funziona molto. Va bene, sarà contentissimo Papa con questa garanzia. Io vi ringrazio di cuore, come ho ringraziato Luciano Ippoliti, collega del Messaggero. E appuntamento naturalmente sul campo. Noi almeno il 6 di giugno ci saremo, saremo accanto a voi veramente a tifare, perché vogliamo veramente che l'Abruzzo abbia una squadra in Serie A. Grazie a Francesca Saveriano e a Luca D'Amico, allenatore del Latino e palleggiatrice naturalmente. Ringrazio Maurizio Dagui e Karim Finotti per quanto riguarda la parte tecnica. Appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.